Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Andiamo a commentare lo scempio di stasera. Partita persa dal Pisa allo stadio, all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetano, per 2-1. Uno schifo, uno scempio, uno schifo, uno scempio, una vergogna. Ragazzi, la maglia è importante, eh? La maglia è importante. Forse per qualcuno non è chiaro. Giustamente come lo striscione della curva hanno riportato, chi non ha voglia di giocare qui a Pisa è bene che se ne vada, è bene che faccia fagotto e se ne vada. Per Artilini, nuovi orizzonti, nuove squadre, nuove formazioni, e troveranno magari posto Beruatto, uno scempio, Gargiulo uno schifo, Torre Grossa un dormiglione, dorme in campo quello. Quello dorme in campo, gliene frega, gliene può fregare di meno. Uno schifo. Semplicemente uno schifo. Uno scempio e uno schifo. Una Spal che non ha più niente da dire a questo campionato. Una Spal che è retrocessa. Viene a Pisa e la fa la padrona. Di fronte a una squadra priva di tutto. Priva di tutto. 10 minuti questa squadra ha giocato. 10 minuti. Dopodiché switch off, fine. Fine. Io credo Mister D'Angelo abbia finito il ciclo. Grazie perché ci ha salvati, perché ci ha preso da una situazione veramente imbarazzante e ci ha salvati. Ma io credo che sia finito il ciclo di Mister D'Angelo. Mi dispiace perché alla fine come persona niente da dire, però io credo che calcisticamente parlando abbia finito il ciclo. Per il resto giocatori uno schifo, uno scempio. Salvo solo Masucci. De Vitis oggi, dopo che è entrata una bella partita, secondo me. Cioè, ci dobbiamo rifare a questi giocatori. Il resto, una vergogna. Vergognosi. Il resto, una vergogna, vergognosi. Una cosa imbarazzante. Io ricordo, vorrei ricordare a questi giocatori che la maglia è importante. La maglia del Pisa ha una storia. È chiaro, e va onorata. E stasera doveva essere onorata con una vittoria. Per finire, chiudere bene il campionato e finire settimi. Alla fine dici, ma magari poi perdevamo. Vabbè, non importa, però perlomeno andavamo agli spareggi. Invece niente. Niente. Di niente, 8 partite, 2 punti, retrocessione diretta. Questa squadra non ha fatto altro in 8 partite, 2 punti. Roba da non credere. È iniziato male il giorno di ritorno, è iniziato con delle sconfitte pesanti ed è finito peggio. È iniziato il campionato male ed è finito peggio. Segno evidente che questo direttore sportivo non ci ha capito niente. Poi Maran proprio lasciamo perdere. Cioè, quest'anno è stata una devastazione. Poi abbiamo continuato nel calciomercato, nel mercato di gennaio. Moreo, Zuelli. Questa è stata la deficienza di quest'anno, una deficienza catastrofica e ha portato a questo risultato. Cioè, in 8 partite, 24 punti a disposizione, ne hai razzolati 2. Retrocessione diretta. Retrocessione matematica. Uno schifo, uno scempio, uno schifo, una vergogna! Uno scempio, uno schifo, una vergogna. Gli indifendibili sono questi qua. Gli indifendibili. Capito? Gli indifendibili. Io vi rimando alla trasmissione Noi Siamo Nerazzurri. La chiudo qua. Non ho più voglia. Non ho più niente. Non ho più voglia. Difendibili sotto ogni aspetto, cioè non c'è più nulla da dire, non c'è più null'altro da aggiungere. Io vi ricordo una cosa,
Il Pisa resta e tutto il resto passa. A lunedì.